1 Dorian Gray, 2 Dolce Mare Jet, 3 Diana Clemar, il 4 Dagi Dagi Non Corre, 5 Dolce Luna, 6 Demostene, 7 Dudu Boss. Seconda fila 8 Desnemon Arab, 9 Diva Thor, 10 Dybala B, 11 Damir SF, 12 Dangerous Mind, 13 Dortum Cass, 14 Diva Clemar. In terza fila 15 Domi Laser, 2 rapporti di scuderia, 9 Diva Thor, 10 Dybala B e l'altro 3 Diana Clemar, 14 Diva Clemar. Terza corsa di Palermo, 4 anni non vincitore di 7.500 euro in carriera, distanza del miglio, favori per il numero 6 Demostene, cavalli che vanno dunque allo stacco iniziale, stacco che avviene in questo istante, lo specialista Demostene prova a sfondare dall'esterno, così come la notiziata Dolce Luna prova a contenerlo, insiste Demostene, non demorde Dolce Luna e i due se la prendono piuttosto seriamente, 14 scarsi il lancio con Dolce Luna che è rientrata a Demostene e non gli vuole dare strada, a seguire Diana Clemar, poi in quarta posizione il 7 di Dudu Boss, 29-1 da 1-13 scarsi i primi 400 metri, piuttosto veloci per la categoria, e al fine Demostene riesce a passare al comando. Dolce Luna lo fila molto vogliosa di mettere il suo spunto alla fine, mentre avanza all'esterno Dudu Boss. Molto veloci, 44-4 da 1-14 10 squalificato. I primi 600 metri, mentre sbaglia e si elimina Dybala B, cavalli che vanno ad affrontare la piegata di destra con Demostene capofila, Dolce Luna ne guarda alla sua spalla, e Diana Clemar in terza posizione, all'esterno Dudu Boss, ancora più a largo il 14 di Diva Clemar, cavalli che adesso si avvicinano al transito del primo chilometro che Demostene ha percorso in 1:16:08, quindi un rallentamento, 32:03 dai 600 al chilometro, Francesco La Rosa Junior ha cercato di ricaricare le batterie e Dolce Luna comincia a perdere contatto, mentre ecco che arriva Domi Laser che con grande slancio Antonino Pampillonia ha inviato alla caccia del capofila Demostene, lo avvicina, lo fila, i due hanno preso un vantaggio piuttosto largo nei confronti degli altri concorrenti, quindi la lotta per la vittoria sembra ristretta a Demostene e a Domi Laser, è ancora davanti Demostene, ma Domi Laser progredisce ancora al suo esterno, lotta testa a testa fra i due, resiste Demostene ma insiste Domi Laser ed è Domi Laser che viene a vincere nei confronti di Demostene. Dunque Antonino Pampillonia e Domi Laser hanno bissato il successo ottenuto qua a Palermo a fine giugno, l'hanno fatto alla grande a media di 1:16:09. Demostene, pur correndo molto bene, deve rinviare ad altra occasione l'appuntamento con il suo primo successo, gli altri piuttosto lontani, capitanato dal numero 9 di Diva Thor che precede Damir SF e Diana Clemar. Dunque, grande e bella vittoria di Domi Laser, in sediolo Antonino Pampillonia, il training è di Alessio Di Chiara, i colori sono del signor Stefano Tamburlano, in numeri 15, 6, 9, l'ordine d'arrivo da confermare della terza corsa di Palermo.